con dei codici ormai di regolazione, li chiamiamo silos verticali, per settore, per cui nelle comunicazioni, nei mercati finanziari, nelle banche, nei trasporti, e che sono molto rigidi e separati. E ogni tanto si scontrano quando ci sono delle regole che riguardano più di un mercato, e quando non si scontrano da soli ci pensano poi gli operatori, perché poi la competition by litigation nata con la liberalizzazione degli anni 90 adesso viene riproposta in un modo diverso. È riproposta da chi? Dai gestori delle piattaforme che per definizione navigano al di fuori del sistema. Questo ha un vizio d'origine, il vizio d'origine, ne parlavamo prima, è quello della direttiva e-commerce, del dominio, no? Che ha garantito alle piattaforme un'esenzione della responsabilità. Però quelle sono piattaforme diverse, no? Poi però la piattaforma si è evoluta, e però questa esenzione di responsabilità si è stata portata dietro, un po' come un diritto acquisito. E questo ha fatto sì che tutti questi silos verticali che abbiamo creato per gestire il mercato e in qualche modo accompagnarlo risultano di fatto inadeguati, perché le piattaforme stanno fuori, operano al di fuori di questo. Le citazioni sono state molte, poi la difficile missione di riprendere un po' di e chiarire qual è il ruolo, non soltanto in termini generali, ma quando specifico che cos'è la sicurezza. Allora, intanto l'approccio e il rapporto che stiamo analizzando oggi è quello di un'analisi delle possibili interazioni tra la disciplina protezione dati e la disciplina antitrust nell'epoca della ratifica. E questo in realtà lo si fa in rapporto con un particolare riguardo all'impatto che ciò comporta